Ciao a tutti, vi invito a seguire Woofor Verity su tutti i suoi canali social e mi raccomando, ascoltate molto bene questo video e cerchiamo di far pace con il nostro passato. Ciao! C'è stato abbastanza uno shock quando mi è stato proposto il ruolo e ho fatto molti, molti, molti pensieri su questo, perché essendo antifascista, venendo da una famiglia antifascista, diciamo che non sapevo bene come poter affrontare questo progetto, diciamo. Però poi diciamo, il primo incontro è stato con il libro. E mi ha sorpreso così tanto il libro nel vedere anche la mia ignoranza, perché è importante anche fare i conti con la propria ignoranza. Questa intervista di Luca Marinelli nel suo nuovo ruolo di Benito in M, il figlio del secolo, in un paese normale non creerebbe questo grande scalpore. Ha semplicemente detto che da antifascista e da cittadino italiano con un minimo di conoscenza su questo argomento ha avuto difficoltà nell'entrare nel personaggio di Benito. Ma noi viviamo in Italia e in Italia nei commenti la gente non prova un po' di orgoglio, non prova magari a mettersi nei panni di un attore che fa questo come mestiere e quindi può interpretare qualsiasi personaggio, discutibile, positivo o negativo. No, 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 no. In Italia i commenti sotto a questo video sono: ma allora perché ha accettato? Ma allora ha accettato per i soldi? Ma appena è arrivato all'assegno ha fatto finta di nulla! Questo è davvero il mondo al contrario. Luca Marinelli è stato attaccato perché in un'intervista ha dichiarato che da antifascista ha avuto difficoltà nell'interpretare Benito Mussolini. Davvero? Ma poi commenti del calibro: ha accettato dopo l'assegno. No, bro, gli attori non vengono pagati, lo fanno per beneficenza! Questo paese, a quanto pare, non riesce proprio ad affrontare il passato. Nel dubbio, buona fortuna a Luca Marinelli, che tra l'altro è un grandissimo attore italiano e dovremmo valorizzarlo, non attaccarlo per essere stato onesto, e soprattutto vedrò la serie TV perché sono davvero interessato.